Buongiorno, oggi è il 26 ottobre, sono tornato sul colle, attorno a me i primi colori autunnali, le punte attorno ai 3000 metri, diciamo da 4 a 2008 secondo me, sono innevate, è 2829, in particolare versante ovest, è uno spettacolo incredibile. Sono felice di dirvi, vabbè, che ieri ho fatto i lavori da Antonio. E ha fatto un lavoro incredibile, ma sono anche felice di dirvi che è tornata con me la Sherry! 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 Dai! Ciao! E allora, come stai? La ragazzina è in forma, ovviamente ha la sua età, tra un pochino ne fa 11 e quindi bisognerà fare le cose con un pochino più di calma, però sta bene, abbiamo dormito qualche notte come da 3 notti, abbiamo dormito insieme. È vero, Sherry? Tra poco partiremo, non so bene dove. Ne ho approfittato del meteo positivo, in realtà per poche ore, perché poi danno pioggia. Anche se non sembra male oggi. Perché devo fare un unboxing di una cosa bella che porterà più qualità sul canale. E quindi ho detto, dai, andiamo sul colle. Il panorama è bello e possiamo fare un bel unboxing come si deve. Adesso mi sa che metto fuori il pannello a ricaricare. Ne approfitto di questo bel sole, molto, 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 molto basso. Però cosa mangi la terra? E quindi niente, colazione, metto il pannello fuori e vediamo. E allora, intanto ne approfitto per dirvi due cosette. Sembra che non sia stato fatto alcun lavoro, ma ieri sono stato da Antonio tutto il giorno. Io non so se vi ricordate come era messo il mio portellone, ma era messo male. Qui praticamente ci sono due lamiere che vanno una dentro l'altra, però cosa succede? Che questo portabici va a sforzare in questo modo. E quindi si è allargato molto, vi dico che non solo vedevo la luce, ma ci infilavo quasi un mignolo e quindi entrava davvero tanta luce, cosa ovviamente negativa perché entra freddo, entra acqua, entra polvere, entra tutto quello che vuoi, cioè è come avere una finestra aperta. Poi un conto se la finestra decidi di aprirla tu, un conto se è sempre così e non puoi decidere altro. Ha sempre avuto questo problemino negli ultimi 2 o 3 anni, solamente che ovviamente col fatto che negli ultimi 2 mesi ho viaggiato, ho fatto 4-5 mila km con la bici dietro, ovviamente col peso a sbalzo, questa cosa è aumentata e ovviamente quando un problema non lo metti a posto non diminuisce, può solo che aumentare. Se vi faccio vedere. Il pacco è qua da aprire. Devo spegnere la stufa. Sì, perché sennò parte. Allora, spegniamo. A parte che si apre da paura. Qui Antonio, insieme a Stefano, ha fatto un lavoro pazzesco. Ha raddrizzato prima con le maniere forti, quindi. A botte il portellone, poi ha saldato qui, adesso non si vede dentro, ma ha saldato perché questo si era staccato, soprattutto qua sopra nella parte alta, che è quella dove il portabici va a fare maggiore leva. Infatti io personalmente vi sconsiglio portabici di questo tipo perché costano relativamente poco e valgono ancora meno. Quindi il portabici o è da gancio traino, che comunque è un punto solido del mezzo, oppure da portellone. Ma da portellone non così, ma attaccato alle cerniere. Le cerniere sono questi punti qua, uno e due lì dietro. Quindi si va ad attaccarsi lì, che è una parte molto solida del mezzo. E infatti solitamente i portabici da cerniere tengono anche 80 kg, quelli da gancio traino 50, 60, e quindi è molto meglio. Comunque niente, è stato fatto questo lavoretto e abbiamo messo a posto anche la finestra che si muoveva. Ho rimesso il portabici qua con le piastre e niente, sembra che non abbiamo fatto un cazzo, ma cioè, io non è che abbia fatto granché. Però sì, sono contento perché ora il portellone
lavora come si deve, il portabici dovrebbe restare lì, insomma il lavoro è stato fatto veramente a regola d'arte. E ci tengo a ringraziare Antonio che insomma è sempre super incasinato, però quando è il momento di esserci fa dei lavori veramente fatti come si deve. Personalmente sarei stato veramente in grossa difficoltà, non avrei saputo dove portarlo per fare un lavoro del genere, perché un carrozziere un coso mi avrebbe detto senti cambiamo portellone. Il fatto è che cambiando portellone non avrei risolto nulla, perché sì è vero che un portellone nuovo significava ok, non questo ha 12 anni, è stato maltrattato, quello che vuoi, però comunque avrebbe tenuto un tot e poi avrebbe iniziato a cedere, quindi secondo me non sarebbe stata la soluzione giusta per me. Ho messo il pannello solare a caricare la power station, che ormai mi porto sempre con me per una questione di sicurezza. Comunque una batteria da 90 A con un inverter integrato da 1800 W, quindi non è male, anche se magari a volte voglio mettermi a lavorare al computer sotto l'ombra eccetera eccetera. Ieri ho fatto una cazzata perché non sono passato da qua, vabbè ogni volta mi dimentico. Ah no, passo da là. Boh, non lo so. Ah no, devo passare qui in mezzo. No, da lì. Oddio, è un po' che non vengo qua. Vabbè, fatto sta che ho messo un po' in twist il Ducatone, così riesco a usare questa parola che mi piace tanto, lo sapete. Io ho scavato un po'. Comunque, c'è un bel sole. I pannelli caricano, il pannello carica 260 W, quindi ottimo. Quello sopra che è piatto carica un cazzo. Per questo indico che è fondamentale inclinare i pannelli. Oltretutto sono parcheggiato pure al contrario, sono parcheggiato col culo verso nord, quindi peggio ancora se alzassi il soffietto. E adesso vado a fare una colazione, prima voglio vedere un attimo il panorama, vi faccio vedere anche voi. Comunque sono già arrivate le nuvole, porca miseria. E i colori iniziano a spingere. Sotto tutta la nebbia, figata. Wow. Ceri, sei contenta? Madonna, questo cane è brutto, cosa fai che ti rotoli sulla cacca? Sulla cacca. Cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai che ti rotoli sulla cacca? Questa mattina ho parlato decisamente troppo presto perché mi sono svegliato e wow, bellissimo, ha tirato fuori il pannello e tutto grigio. In realtà i colori degli alberi iniziano a essere spinti e col sole stamattina rendevano bene, adesso un po' meno, però dai, adesso mi metto fuori, faccio l'unboxino, sono veramente contento del lavoretto. Da qua fa molto ridere perché si vede che il portabici è storto, perché una volta ho preso un albero in retro lentamente, solo che è alluminio e si è piegato. Comunque prima non ho aggiunto una cosa, che praticamente ieri Stefano, il nuovo ragazzo che ormai è più di un anno che lavora da Antonio, che tra l'altro è super in gamba, super bravo, ha fatto una contropiastra là dietro per andare a distribuire meglio il peso. Queste sono i supporti
originali fiamma che hanno 6 anni, non sono pochi affatto, però le condizioni sono pietose. Quindi livello qualitativo dopo 6 anni, per quanto mi riguarda, pessimo. Ferro puro che sta fuori a contatto con l'acqua, vento, pioggia, eccetera, eccetera, e ovviamente si è arrugginito. Quindi quelle adesso le prendo nuove. Dietro ho messo una piastra per andare a distribuire meglio il peso. Qui sotto non è forato, ma Stefano ha chiuso bene qua. Qua dentro questo binario, tutto un lavoro di rifilettatura, perché ovviamente la vite che era all'interno non aveva del grasso e quindi si è spezzata in mezzo. Vabbè, un casino. Se vediamo che questa non tiene, poi più avanti, anzi sicuramente più avanti, foreremo. Qui c'è la possibilità di fare uno e due fori, poi vabbè, se uno vuole può farne anche altri in mezzo. Metteremo un'altra piastra dietro per andare a scaricare il peso e dovremmo essere a posto. C'è da dire che già così è un enorme passo in avanti, e col tempo che avevamo a disposizione è già stato fatto un enorme lavoro. Tra l'altro io pensavo fosse una cosa molto più semplice, non sono un meccanico, né capisco qualcosa di van, e il fatto di poter stare in officina con Antonio mi ha sempre permesso di capire molto di più il dietro le quinte di questo lavoro. Però ieri pensavo che fosse una cosa molto più semplice e in realtà poi ho visto che tra una cosa e l'altra, per fare un lavoro fatto bene, poi gli imprevisti, la vita che si spezza e le madonne di qua e di là, alla fine sono arrivato lì alle 9:30 di mattina e sono andato via alle 10 di sera, 10:15. Basta, mi era venuta in mente sta roba che non ho detto prima. Comunque già così dovrebbe scaricare molto meglio il peso, dovrebbe reggere, eccetera eccetera. C'è da dire che io non ci carico su chissà quante bici, eccetera eccetera, però alla fine, avendo 12 kg di piastre e una bici, è come se io avessi caricato due bici più o meno. E quindi insomma, poi c'è da considerare che faccio strade di un certo tipo, quindi insomma il portellone non posso neanche dire nulla a mamma Fiat, perché il portellone di base non nasce con l'intento di caricarci tutto quel peso sopra. Poi è stato fatto un portabici, eccetera eccetera, va bene, però secondo me di base fiamma, tule o chi fa portabici di questo tipo dovrebbe vendere un kit apposta per avere un'installazione migliore, scaricare meglio il peso, perché sennò facendo questo lavoro sui portelloni a lungo andare si rovina. Basta, adesso faccio l'unboxing, solo che fuori tira un po' di vento e ho paura dell'audio, eccetera eccetera. Dentro la luce non è chissà che, ma mi sa che l'unboxing lo faccio all'interno, così me ne sto un po' più al calduccio. Ciri intanto si sta mangiando. Buone le radici, sono buonissime. Dai, ma basta, dai, Ciri, dai, andiamo, dai, su. Dai su, dai. Brava. Allora, stiamo registrando, sì. Ciri, unboxino dopo tanto tempo, eh? Questo l'avevamo aperto insieme, non mi ricordo se eravamo insieme 4 anni fa. Allora, cosa c'è qua? Dai, mettiti qua. Qua, dai, qua. Qui, dai. Dai. Seduto. Bravo. Allora, unboxing importante, perché unboxing importante? Boh, perché penso che sia un acquisto importante. Era un po' che volevo farlo, perché l'altro che ho iniziava a dare qualche problema, ma chissà com'è l'audio. E quindi ho deciso di farmi un regalo. Sono sicuro che molti diranno ma i soldi di qua e di là, al di là della raccolta fondi per il daily, io ho un mio stipendio, un mio guadagno, questo è un investimento per il mio lavoro, perché ogni tot anni io ho bisogno di cambiare attrezzatura, come è giusto che sia, perché sennò si resterebbe al Nokia, saremmo rimasti al Nokia 3310. E quindi ecco qui il mio nuovo DJI Mavic 3 Pro. Ho deciso di fare questo acquisto, tra l'altro acquistando l'RC Pro. Il drone esce con un suo comando, che può essere veramente molto comodo per non utilizzare il telefono come schermo. Questo è lo schermo RC Pro, quindi dovrebbe avere una luminosità e una qualità migliore. Ho fatto 30, ho fatto 31 e basta.
Avrei potuto decidere fra questo e l'Air, però abituato alla qualità del Pro ho deciso di prendere il Pro, anche perché è raro che io... Chéri, però basta mangiare... Chéri, basta. Continua a mangiare le radici. Chéri, basta. Qua, dai. È raro che io lo porti a camminare, poi comunque è super trasportabile dentro uno zaino, però ho preferito mantenere qualità e a discapito del peso e della trasportabilità. Trasportabilità. Quindi, ho deciso di acquistare la versione Fly Combo, come si chiama, perché anche lì fatto 30, fai 31, tanto sono sicuro che una batteria in più avrei voluto comprarla, e questo sembra fatto bene, può essere comodo per portare il drone, eccetera eccetera, e quindi tutti questi accessori insieme comprati separatamente costano un tot, e così ovviamente conviene comprarli subito. Ecco la bestia che ha un suo nuovo sistema per, wow, per bloccare il gimbal, la camera davanti. Wow. Si differenzia dal 2 Pro perché ha tre camere davanti con tre sensori diversi. Dovrebbero essere un 24 mm, un 70 e un 166. Ovviamente si va a scendere sempre di più di qualità. Probabilmente, da quanto visto dai tutorial, dalle recensioni online, la versione da 166 mm ha un sensore piccolo, quindi la qualità non è il massimo, però per alcuni dettagli va bene. Invece sono molto curioso di testare il 70, perché potrebbe davvero cambiare i giochi su molte 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 riprese. La batteria si stacca da dietro così e non più da sopra, probabilmente è un sistema migliore. Ovviamente ha sensori ovunque, ancora più rispetto al 2 Pro, il che mi può aiutare. Col 2 ho avuto una serie di problemi, sicuramente dettati dall'età e dall'utilizzo. Sicuramente io non sono una persona che tiene bene le cose, nel senso che per me sono strumenti di lavoro e devono lavorare. Mi dava problemi due cose principalmente. Uno, i sensori. Ho smesso di utilizzare i sensori sul mio Mavic 2 Pro perché in controluce continuavano a sclerare e quindi continuava a suonare. Però non è solo un problema di suono, ma ovviamente si fermava perché per lui c'era un ostacolo. In realtà era solamente la luce. Probabilmente mandandone un'assistenza avrei risolto i problemi, eccetera eccetera. Solamente che ovviamente si tratta di spese su spese su un drone che comunque aveva già i suoi anni, perché l'ho usato 4 anni e quindi va bene così. Inoltre il gimbal ogni tanto mi dava dei problemi quando facevo le riprese così e andavo lateralmente. Sì, il drone si piega, la camera resta dritta, però la camera allo stesso tempo iniziava a girare lentamente, quindi era molto difficile fare riprese laterali, che tra l'altro a me piacciono un sacco, e quindi ho deciso di farmi questo super super regalo. Qui ci sono poi, cosa c'è? Due cavi USB-C, USB-C. Chéri, la smetti di mangiare la terra. Qui c'è, penso, la base di ricarica per caricare tre batterie insieme. Vediamo se ci ho preso. Sì, bello, bello questo. Tra l'altro con presa USB-C, quindi ottimo. È da 100 watt, quindi bene così. Qua cosa c'è? Ah, ok. Qui ci sono 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacchi da due eliche, quindi 8x2, 16, toccatina. Ah, ma sono un coglione comunque. 6% ed è a 1600 metri. Atterrato, devo andare a recuperare il drone. Non so perché ne diano così tante, o perché il drone cade, o perché appena sfiora la terra si rompono. Comunque, un paio da portarsi sempre dietro non sono male. Questo è il pacco con due batterie extra, presumo. Ok, uno. Si inseriscono qui sopra così, perfetto, comodo, perché uno ha la sua basetta di ricarica e se va a dormire comunque non deve cambiare la batteria, ma si caricano una dopo l'altra, presumo, e quindi uno si sveglia con le batterie cariche. Bene, adesso le metto in carica e qui c'è la vera chicca. Wow, che grosso. Wow. Chéri, madonna, ma la smetti?
Wow. Questo è il super telecomando. La cosa tra virgolette scomoda è che ha i due, ci siamo capiti, no? I due cosi che vanno smontati ogni volta. Però è anche vero che è una roba che richiede un attimo di tempo. Qui ha le sue due antenne e tutti i comandi selezionabili. Lo schermo è un 5 pollici, è poco più piccolo di quello dell'iPhone 14 Pro, quindi sarà come un iPhone Pro Max, sarà come un iPhone 14. Comandi selezionabili, sono molto 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 curioso di provarlo. Bene, molto 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 bene. Ah, qui cosa abbiamo? Ah, giusto, allora. Vabbè, qui cavi per tutti i gusti, addirittura quello americano. Perché tutti sti cavi americani? Cosa me ne faccio io? Ma perché questa cosa? Vabbè, non si sa, ne vendono uno per tutti. Questo presumo che sia il trasformatore. Esatto, il trasformatore C1, C2 con due prese USB-C. Presumo comunque che questo, avendo la presa USB-C, si possa caricare direttamente alla presa USB-C, purché si abbia il trasformatore a 12 volt potente. Poi qui insieme danno anche un pacchetto con filtri ND importanti per mantenere uno shutter speed basso. Wow. ND16, 32, 64 e 8. 8, 16, 32, 64, quindi ND4, ND8 dovrebbero essere 2, 3, 4, 5 stop, o 3, 4, 5, 6, adesso non mi ricordo di preciso. Comunque sono fatti, ci ho appena sputato sopra, porca vacca. Sono fatti con, vi faccio vedere qua. Hanno ovviamente il muso uguale a questo, in modo tale che quando vado a mettere un filtro occupa tutte e tre le camere. È interessante, molto carino anche il case, molto semplice, figo. Adesso metto tutto in carica, è uscito anche il sole tra l'altro, quindi mi auguro che resti così per ancora un paio d'ore. Dubito, cambierà probabilmente 86 volte, però niente, metto in carica il dronino, tolgo tutte le etichettine e direi che poi si può iniziare a fare un voletto. Ne faremo di belle insieme, presumo. Remove before use. Bene, andiamo a mettere in carica, va?